questo momento il Gavorrano è ultimo, ma non sta giocando da ultimo, anzi mi sembra una squadra completamente diversa da quelle delle prime giornate. Ripeto, faccio i complimenti a Favarin, che è un top per questa categoria, e lo sta dimostrando. Quindi è a maggior ragione una gara importante per confrontarsi e per vedere poi anche i miglioramenti anche da parte nostra, da quel punto di vista di approccio a queste gare dove i punti sono di vitale importanza. Beh, Iebli ha grosse probabilità di iniziare, dipende molto da lui, dai segnali che mi dà, però ha probabilità importanti per iniziare. Cercheremo di cambiare ovviamente poco rispetto alle ultime gare, perché abbiamo una solidità abbastanza concreta, però abbiamo delle alternative in atto, o dei movimenti o dei giocatori per poter cambiare tipologia di modo di stare in campo. Quindi questo mi dà, sul fatto di non avere i ragazzi già successo, abbiamo sempre risposto bene, e sono convinto da quattro che risponderemo bene, quindi è a maggior ragione un motivo per i ragazzi per dimostrare di esserci. La squadra mi ha sempre dato la sensazione di voler fare qualcosa, di venire fuori qualcosa, però a volte succede che in maniera magari così non condizionata, ecco, in maniera inconscia, ci sia un rilassamento durante la partita, durante l'allenamento o a fine del primo tempo. Ecco, proprio per evitare questo cerco negli allenamenti di mantenere un'intensità costante, la durata dell'allenamento poi la varia a seconda dell'impegno e ovviamente di lavoro che abbiamo fatto fisico, però da quel punto di vista l'ho sempre avuta. Sono curioso anch'io di vedere domani come saremo con l'approccio e come saremo al 95esimo.